Attenzione, il video che state vedendo non c'entra nulla con l'ecosostenibilità. Ci teniamo a precisare che l'energia utilizzata in questo video è stata generata con fonti non rinnovabili e che nuociono al pianeta. Così i complottisti non ci vedranno complotti. Anche se da questa immagine si vede che la Terra è chiaramente piatta. Ma io non giro con un frullino, ma dai, cos'è, una lavatrice? Ma vuoi mettere il quell'odore della benzina? 6% buongiorno, come avete visto dal precedente video mi sono liberato di Alessandro e quindi finalmente posso provare delle moto elettriche che so che a voi interessano tantissimo. Quindi innanzitutto ringraziamo Square42 e Nature Experience Rimini che ci ha prestato queste due bellissime FX della Zero Motorcycle, che come sapete abbiamo già provato il modello di SXR qualche anno fa qui sul canale. Questa moto pesa la bellezza di 140 kg, ma ha una coppia che è al pari di un Africa Twin 1000. Per farvi capire, un GS ha 150 Nm di coppia, questa 110, ma il GS pesa più del doppio, quindi è una moto che prevede di essere molto divertente. Oggi, come vedete qui a Rimini, il clima è abbastanza norvegese, scozzese, c'è una bella nebbia, ci sono i ragazzi che stanno andando in surf, che si stanno perdendo tra le onde, e tra un poco partiremo insieme anche a Yolta sulla spiaggia per la ultima tappa del Malemutor. Vuoi mettere la zero? Ma davvero? Carburatori? No. Iniettori? No. Serbatoi e benzina? No. Tutto elettrico, però con Showa anteriore e posteriore, che prevede di essere una bella scelta, perché i Showa normalmente sono delle ottime ammortizzatori e forcelle. 21, posteriore non ho più pari idea di cosa sia, ma è la gomma di una bicicletta. 120 però, 120, 80, 18, quindi assolutamente interessante. Allora, si gira la chiave, come le normali moto normali. Abbiamo la possibilità di togliere l'ABS con un sistema molto semplice, nel senso che bisogna schiacciare due tasti, perché lo sapete che tutte le case produttrici di moto hanno dei problemi con l'ABS e devono cercare in tutti i modi di complicarvi la vita per toglierlo. Abbiamo tre mappe che si selezionano da qua, la Eco, vedete qua su in cima, la Custom che vi fa fare tipo chopper, no? Custom in quel senso lì, e poi la Sport se non volete tornare a casa perché l'autonomia è quella che è. E tutti chiederete, ma quant'è l'autonomia? Allora, dichiarato nel misto è su 110 km. Ovviamente le batterie risentono molto dell'utilizzo, della temperatura e di tante altre cose. Oggi vi faremo sapere, la traccia è di un centinaio di chilometri se non ricordo male, andiamo verso San Marino, però ci hanno già detto quando siete al 50 magari tornate indietro, perché da qualche giorno che non lo usavano e quindi le batterie non hanno avuto tempo di scaldarsi. Siamo qua con Yolta, ciao, che anche ciao. Lei è venuta al MAL con la Himalayan, tuo primo evento al MAL. Sì, il mio primissimo evento in assoluto. Bello, hai scelto quello proprio più easy, quello tra l'altro, più tranquillo, sì. Più pacato. Sì. Quindi oggi invece ci abbiamo fatto il giretto, aspetta magari la spengo perché visto che va a batteria non vorrei rimanere iniziare. A piedi. Abbiamo provato questa versione moto elettrica e tu cosa hai detto, che in spiaggia ti sei trovata meglio che con la IMA? Narraci. Mi sono trovata meglio che con la IMA. Allora, io ne faccio un discorso prevalentemente sul peso e parlo per me. Siccome la IMA pesa comunque 200 kg, sì. Questa ne pesa 144, quindi un bel una 56 cinquantina abbondante, in meno. Considerando 144 a secco, perché non è liquido. Rimane a secco, quello è. Esatto. Quello è. E devo dire che in spiaggia, sempre parlo per me, sono riuscita a gestirla molto meglio. Sei caduta a meno di Paolo. Oh. E la Yolta! Dai! Con le elettriche! Vai! Sta riprendendo, esatto, quindi... incredibile, perché ogni volta che mi girava Paolo era per terra, quindi, sveniva Paolo, devo dire, l'elettrico gli dà questo effetto, esatto. Delle scosse, vedi, stai dimostrando che tu con questa moto qua sei passato e loro invece con le moto da pro
sono tutti sdraiati che sputano sangue. Abbiamo un po' faticato, ma ce l'abbiamo fatta. Ma va bene, va bene. Quindi no, allora, quello che abbiamo notato noi è che ovviamente in soprattutto in spiaggia, dove l'attrazione è molto importante posteriormente, il peso della batteria, che è tutto davanti, inquadra, vedi la batteria che è in questo punto qua, non aiuta, quindi bisogna praticamente guidare. Ah, ma cosa va appunto a sedere? Bisogna guidare, c'è un rovo qua dietro. Sì, c'è un rovo. Bisogna guidare seduti praticamente sulla sedia del passeggero, perché sì, altrimenti non si riesce a star ritti, come si suol dire. O pesare 20 kg. O pesare 20 kg, perché c'è Paolo, sono tre giorni che sta dicendo che lui pesa 20 kg meno di me. E io, o meglio, io ma peso 20 prove? Kg più di lui. Abbiamo delle prove? Eh sì, sì, sono e di età e prove scientifiche. E quindi dice che questo peso influisce sulla mia capacità di guida. Però io oggi non sono caduto, quindi mettila lì. Intanto. Mi porta a casa. Sono 8. La moto è divertente, assolutamente divertente, ha questo enorme limite, il limite dell'autonomia. Infatti non abbiamo fatto la traccia perché i ragazzi della Nature Experience ci hanno detto: ah, quando siete al 50% tornate indietro, e non eravamo neanche usciti da Rimini, che eravamo già all'80%, quindi abbiamo detto aspetta un attimo, vorremmo tornare a casa. Quindi non è una moto di certo per farci grandi viaggi, è una moto per divertirsi intorno a casa se avete la possibilità e il portafoglio per farlo, perché la moto costa la bellezza di 14.000 euro. Che è poco tanto, questo dipende dalle vostre tasche. Il fatto è che per una moto che ha un'autonomia reale di un centinaio di chilometri, usandola in maniera normale, ma come abbiamo visto è una moto da guidare da terroristi, perché ti viene voglia di fare tutte le porcate, cioè praticamente voi prendete il codice della strada, tutto quello che c'è scritto fate il contrario, perché è scemo. E tra l'altro non vi sente nessuno arrivare, quindi potete anche fare le cose da, cioè classico che arriva. Questo quando avevo provato la DSXR era bello, sì, perché sul passo arrivavano tutti quelli con gli scarichi aperti, sboroni, e c'erano quelli carabinieri pronti di carangeria. Noi arrivavamo zitti, magari andavamo anche più forte, però non ci sentono arrivare. Questo è un plus, assolutamente. Detto questo, venite a provare con Nature Experience Rimini, assolutamente potete fare questo tipo di esperienza, perché comunque è divertente, assolutamente divertente. Certo. Acquistarla, non lo so. Faccio una premessa, una postilla, perché ormai siamo alla fine, postilla. Questo modello non è l'ultimo modello uscito. Noi abbiamo dato dei dati statistici all'inizio del video che non so se siano corretti, perché credo che questa qui fosse il modello precedente. Me lo fa pensare anche al fatto che le frecce, mi sta facendo sì il nostro amico laggiù in fondo, me lo fa pensare anche il discorso che le frecce e tutte le luci siano a lampadina normale, che non dovrebbero essere, dovrebbero essere tutte LED. Comunque la Zero Motorcycle, andatevi a vedere il nostro video precedente dell'altro modello, abbiamo raccontato un po' la storia, è un'azienda americana che ha investito tutto su questo tipo di mezzi, è uscito anche un nuovo modello degli SXR che salutiamo la Zero Motorcycle, se ce lo volete far provare, noi siamo qui. Direi che con... anch'io che capito a ecco, caso. Vediamo, facciamo qua una joint venture. Esatto. E facciamo un viaggio con l'elettrico. Facciamo come Miriam, che andiamo a fare Capo Nord con la moto elettrica. Così ci prendiamo tutti gli haters che non abbiamo sui canali. Non so, esatto, tu, noi non abbiamo haters, quindi forse dovremmo provare più moto elettrica. Allora, dicono che uno abbia finalmente successo quando finalmente ha gli haters. Quindi noi proprio però zero. Nemmeno io. Noi zero. No. Vabbè, haters, seguiteci più numerosi per e con favore. Estremo disappunto ci vediamo al prossimo video.